3 metri tra un ombrellone e l'altro, accordo tra Regione Liguria, Camere di Commercio e Associazione di Categoria dei Balneari per l'estate 2020 in tempi di coronavirus. Torna intanto il cinema all'aperto nell'estate di Sestri Levante grazie al Conchiglia. È presentato a Genova il braccialetto anti-assembramento, è in grado di monitorare la distanza da un altro braccialetto segnalando con vibrazione se si riduce troppo. La Liguria si sta preparando alla fase 2, infatti dal 18 maggio riaprirà il più possibile, ha dichiarato Giovanni Toti. È uno strumento innovativo a livello nazionale che vogliamo fare in modo che venga esteso il più possibile in regione anche attraverso accordi con associazioni di categoria. Oggi intanto nell'ASL 4 non risultano persone decedute, i soggetti in sorveglianza attiva sono 283, gli ospedalizzati a Sestri sono 36, di cui 4 in terapia intensiva, un ricoverato in meno rispetto alla giornata di ieri. Nella ASL 4 oggi non risultano persone decedute, i soggetti in sorveglianza attiva sono 283, 9 meno di ieri. Gli ospedalizzati a Sestri Levante sono 36, di cui 4 in terapia intensiva, uno ricoverato in meno rispetto a ieri. Questa mattina intanto l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, rappresentati dai consiglieri Clara Draghi, Gianalberto Mangiante e Gianpaolo Peirano, hanno donato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna una fornitura di circa 50 visiere protettive. «È per noi una grande soddisfazione essere vicini a tutti gli operatori sanitari», dicono i tre consiglieri. «Questo contributo rappresenta la manifestazione di solidarietà di tutta la categoria dei commercialisti a chi è in prima linea a combattere questa terribile emergenza». È stato presentato in regione il prototipo del braccialetto intelligente I Feel You, sviluppato dai ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, in grado di monitorare la distanza da un altro braccialetto segnalando con vibrazione se si riduce troppo. Presenti il presidente della regione Giovanni Toti, il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta e il ricercatore dell'istituto responsabile del progetto dello Smart Band Daniele Pucci. Se com'è da lunedì il nostro paese entrerà nell'era delle regole, non nell'era dei divieti, quella che abbiamo appena vissuto per cercare di contenere l'epidemia, se è vero che queste regole sono affidate soprattutto al comportamento, al buon senso, alla misura delle singole persone, non possiamo certo militarizzare questo paese e armare la polizia municipale, i carabinieri e i bagnini stessi di cordella metrica per misurare le distanze tra le persone, e la distanza resta una dei principali nostre difese alla virulenza del Covid. Un oggetto come quello che vedete alle mie spalle, di cui ora il professor Mette e i suoi collaboratori vi daranno alcune riferimenti in più, e che può essere, credo, come dire, non solo un oggetto, un'invenzione, può essere qualcosa di molto utile nella vita quotidiana delle persone. Un braccialetto che misura le distanze, lo fa in maniera molto più accurata di quello che può fare un'app da cellulare, e quindi può essere utilizzato in contesti diversi, in contesti dove anche magari io posso fare il bagno per esempio col braccialetto, mentre col cellulare tipicamente non lo posso fare. Abbiamo avuto l'idea di creare questo dispositivo, un braccialetto, che inizialmente doveva avere fondamentalmente due funzionalità. La prima, allertare la persona che lo indossa quando un altro braccialetto e un'altra persona quindi ci si avvicina troppo e viola la distanza di sicurezza. La seconda, monitorare la temperatura corporea, che risulta essere oggi uno dei sintomi principali da Covid-19. Il braccialetto funziona in modo abbastanza semplice. Ogni braccialetto emette un segnale radio e riceve un segnale radio dai braccialetti adiacenti. Quindi, elaborando poi attraverso anche qualche tecnica di intelligenza artificiale questo segnale, ecco che allora può capire quando un braccialetto si trova violato la distanza di sicurezza. E quindi quando questo accade vibra e memorizza l'identificativo dell'altro braccialetto che è venuto in collisione con esso. Potrebbe diventare obbligatoria la vaccinazione anti-influenzale per chi ha più di 60 anni.
Sono state alcune regioni a richiederlo nel corso di una videoconferenza con il ministro della Salute Roberto Speranza. L'assessore regionale alla sanità Sonia Viale chiede che in merito il governo disponga un indispensabile approfondimento tecnico e che nel caso si proceda attraverso normativa nazionale. La valutazione dovrà essere tempestiva, afferma ancora il vicepresidente della regione, perché la Liguria sta predisponendo le procedure per l'acquisto dei vaccini. L'assessore inoltre rivela che durante l'incontro il ministro Speranza ha annunciato che entro la fine della settimana arriveranno le linee guida relative ai servizi alla persona. Chiediamo, conclude Viale, che siano rigorose ma anche applicabili. L'idea del presidente della regione Giovanni Toti di far pagare 50 centesimi l'ingresso ai bagnanti qualora si decidesse di affidare il controllo delle spiagge libere a cooperative dei giovani continua a far discutere. Dopo le critiche del Partito Democratico, in particolar modo del sindaco di Sestrelvante Valentina Ghio, ecco la presa di posizione di Fabio Tosi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. La questione non è l'esborso di 50 centesimi, dice il pentastellato, ma il sacrosanto diritto di tutti di andare al mare. Temo si creeranno odiose disparità che penalizzeranno non solo le famiglie ma soprattutto i nostri ragazzi. Tosi chiede dunque che in commissione siano ascoltate tutte le parti interessate, tenendo ben saldo il diritto di tutti di usufruire delle spiagge libere senza lasciare nessuno indietro. Gli specialisti, conclude Tosi, si stanno già esprimendo e spetterà loro dettare le linee guida. Abbiamo incontrato in videoconferenza le associazioni di categoria dei balneari e le camere di commercio. Abbiamo raggiunto un accordo sottoscritto con documento per permettere agli stabilimenti di riaprire e lavorare mantenendo le condizioni di sicurezza, cioè un distanziamento di 3 metri tra un ombrellone e l'altro, distanza misurata partendo dalle due aste piantate nella sabbia e una distanza sempre di 3 metri tra una fila e l'altra. Questo protocollo, concordato con le associazioni, verrà validato dal Comitato Tecnico Scientifico, composto da figure sanitarie, che verrà varato nei prossimi giorni. L'assessore regionale al Demanio Marittimo, Marco Scaiola, delinea i punti cardine del documento frutto del confronto tra le categorie balneari sulle linee guida per la riapertura degli stabilimenti. Nel documento, aggiunge Scaiola, è prevista una distanza minima di 1,5 metri per le attrezzature da spiaggia non situate nella postazione con l'ombrellone, ad esempio i lettini. Ovviamente, sottolinea, sono previsti tutti i protocolli di igienizzazione e sicurezza previsti a livello nazionale per garantire la salute delle persone. Si tratta di misure di buon senso che contemperano la necessità di garantire la sicurezza con quella delle imprese di lavorare. L'accordo raggiunto oggi, conclude l'assessore regionale, ha voluto in ogni caso ribadire il fondamentale ruolo degli stabilimenti a livello economico e turistico per la nostra regione, come anche la possibilità per queste strutture possono offrire un servizio in sicurezza per i cittadini. Questa mattina sono partiti i lavori di demolizione e ricostruzione del muro in Corso De Michiel, angolo con via Brizzolara, che delimita la strada pubblica al carcere di Chiavari. Un muro che era in grossissimo degrado da decenni e che ora verrà completamente ristrutturato e messo a norma. Era anche pericoloso per la sicurezza dei pedoni. Si tratta di un intervento importante richiesto anche dalla direzione del carcere. Questa zona attualmente è oggetto ancora di più passaggio perché è l'ingresso di quello che doveva essere il nostro palazzo di giustizia, che invece è diventato sede polifunzionale di diversi uffici pubblici, agenzie di entrate, conservatorio dei registri immobiliari, INPS, giudice di pace e altri uffici che saranno arricchiti dall'ufficio del collocamento e dalla Guardia di Finanza. In questo momento a Chiavari abbiamo anche un altro importante cantiere che riguarda le asfaltature cittadine. Abbiamo completato via Fiume, Corso Montevideo, via San Rufino. Attualmente i mezzi sono impegnati in Corso Garibaldi, una via che è stata anche oggetto di vari interventi di messa in sicurezza dei sottoservizi. Appena iniziata la fase 2 abbiamo ripreso anche tutti i lavori di rifacimento e installazione di illuminazione pubblica LED. Da pochi giorni è già attiva la nuova illuminazione in via Trieste e anche in Corso Italia. Stiamo finendo Corso Gianelli, poi proseguiremo con altre vie, Corso Millo, Corso Montevideo e altre. Questi interventi, oltre a dare più luce al suolo pubblico, permettono anche un risparmio in termini di kilowattora di quasi il 70%.
Sono anche in fase di esecuzione i lavori al tavolato su all'ingresso del parco di Villa Rocca, un accesso che rende possibile anche ai disabili accedere al nostro parco. Era appena sono stato eletto, ho fatto un sopralluogo ed era completamente distrutto e inaccessibile. Finalmente, dopo aver stanziato i soldi già oltre un anno fa, abbiamo avuto tutte le autorizzazioni paesaggistiche degli enti sovraordinati e siamo in grado quindi di ripristinare questo accesso importante. In attesa delle disposizioni governative, la città di Sestri Levante si prepara a piccoli passi verso la stagione estiva 2020. Tra le proposte per arricchire l'offerta di intrattenimento e favorire un'estate il più normale possibile per cittadini e turisti, Mediaterraneo Servizi e il Cinema Ariston stanno progettando l'utilizzo del suggestivo teatro Conchiglia come cinema all'aperto. Collocato nel meraviglioso scenario della Baia del Silenzio, l'ampia arena con i suoi tipici gradoni ritornerà alla sua storica funzione. Siamo lieti di poter rendere possibile questa bellissima opportunità per Sestri, dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi. Il Conchiglia nasce nel secolo scorso proprio come cinema all'aperto e credo rappresenti un piacevole ricordo per tanti sestrini. In questi giorni sono stati effettuati sopralluoghi per ottimizzare gli spazi e capire come predisporre la struttura per rispettare i protocolli sanitari. La sicurezza degli spettatori in ogni fase delle serate che organizzeremo è ovviamente la priorità, dall'acquisto dei biglietti alla regolamentazione dei flussi in entrata e uscita. Avere il supporto dei comuni e dei principali operatori del settore turistico locali è fondamentale per una ripartenza dell'attività in sicurezza, dichiara invece Alberto Passalacqua, gestore del Cinema Teatro Ariston di Sestri Levante e presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema per la Liguria. La situazione nel mondo dello spettacolo, come in molte altre realtà, al momento è tragica. Ci siamo ritrovati a zero entrate dall'oggi al domani, senza sapere quando e come si potrà tornare a lavorare. Il cinema all'aperto è un piccolo punto di partenza, possibile grazie alle norme meno vincolanti che ci aspettiamo, nell'attesa di sapere quando si potranno riaprire le sale. Proporremo una serie di appuntamenti caratterizzati da una selezione di film della stagione 2019-2020, ma anche film inediti e contenuti alternativi. La location offre già in sé un ottimo richiamo, conclude Passalacqua. Confidiamo che l'iniziativa faccia la sua parte. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno arrestato due uomini di 33 e 62 anni per tentata rapina e resistenza al pubblico ufficiale. I due, ieri pomeriggio, stavano cercando di scavalcare il muretto di cinta di una villa in via nazionale, quando sono stati notati da un passante che ha provato a farli desistere suonando il clacson e, dopo aver posteggiato, ha chiamato il custode. Uno dei due si è avvicinato al passante, lo ha preso a pugni e gli ha ordinato di consegnargli il telefono cellulare. Vedendo che l'automobilista continuava a provare a chiamare il custode, gli hanno preso le chiavi di casa e lo hanno minacciato di morte dicendogli di sapere dove abitava. Dopo avergli lanciato le chiavi in faccia, i due sono scappati. I carabinieri, guidati dal capitano Luca Mechilli, li hanno raggiunti alla stazione ferroviaria, dove uno dei due li ha minacciati di morte con un coltello a serramanico. Per disarmarlo, i militari hanno usato lo spray al peperoncino. I carabinieri della compagnia di Chiavari, invece, al termine di indagine, hanno denunciato per truffa aggravata dall'utilizzo di una piattaforma informatica un 42enne di Torino, con precedenti di polizia specifici. L'uomo, dopo aver inserzionato l'annuncio di vendita di una pressatrice idraulica ed aver ricevuto su una carta di credito a lui intestata la somma di 500 euro corrispostagli dall'ignaro acquirente, che vive a Carasco, non ha consegnato lo strumento e si è reso irreperibile. Un 38enne di Sestri Levante, infine, è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all'etilometro, ha fatto registrare un valore di 2,1 oltre 4 volte il limite consentito dalla legge. All'uomo è stata anche ritirata la patente, mentre il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. In Serie B hanno bisogno di regole certe che garantiscano la salute non solo dei giocatori, ma di tutti i dipendenti della società. Addio il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi. Dopo la riunione tra il Comitato Tecnico Scientifico e i medici della Federazione Italiana Gioco Calcio, emerge che se c'è un positivo tutti vanno in quarantena. Ci chiediamo se questo rende possibile la ripresa del campionato. Perplessità anche sui costi di applicazione dei protocolli.
Tra confinamento e ritiro, voli charter e tamponi, se applicassimo il protocollo della Serie A anche alla Serie B, conclude il presidente biancoceleste, abbiamo stimato che costerebbe 500.000 euro a società, con un extra per tutto il sistema B tra gli 8 e 10 milioni di euro. Non è sostenibile, conclude Gozzi, un sistema di questo tipo. Cosa avete consegnato questa mattina e qual è il vostro impegno per la popolazione? Abbiamo consegnato la seconda ondata di 600 mascherine, 100 in stoffa, 500 in TNT, che ci è stato donato dal comune di Chiavari, e l'obiettivo è di darlo come senso di solidarietà ai cittadini chiavaresi, di cui anche noi facciamo parte. E il nostro servizio che facciamo a livello volontaristico avevamo già iniziato prima di questa donazione di rotola TNT che ci aveva fatto il sindaco di Capua. Ecco, queste mascherine, oltre ad essere consegnate al comune di Chiavari, elaborate dalle nostre volontarie, che sono circa una quindicina, e vengono distribuite anche tramite la Croce Verde chiavarese e altre tramite altri servizi delle ACLI a chi ne richiede, magari conosciuti personalmente o che vengono a fare richiesta alle persone volontarie che fanno questo tipo di attività. Noi siamo stati aiutati anche per quanto riguarda tessuto non tessuto dalla lavanderia industriale Candor di Sesse Levante, dall'associazione Arbitri e Sezione di Chiavari, in modo particolare dal suo presidente Carilli, e dai servizi delle ACLI per il primo confezionamento del TNT che ci è stato donato dal patronato ACLI di Chiavari. Quali tipologie di mascherine avete prodotto e in che modo le state distribuendo? Allora, abbiamo fatto delle mascherine di cotone. Inizialmente abbiamo iniziato con queste che indosso io di cotone, perché si possono lavare, disinfettare in casa, quindi anche con un po' di candeggina si disinfettano. E poi abbiamo avuto, appunto, ci ha donato il tessuto la lavanderia industriale di Sestri Levante, quindi abbiamo iniziato a farne un numero da donare. Poi col tessuto TNT, che tessuto non tessuto, si fanno delle mascherine che possono essere usate 2 o 3 volte al massimo, oppure usa e getta. Ovviamente non sono mascherine sanitarie, cioè non sono mascherine da usare per la gente comune che va al supermercato, per la vita quotidiana, ecco, non vogliono essere presidi sanitari, questi tengo a precisarlo, però a noi le teniamo tutto il giorno, non danno neanche fastidio, perché poi questi di cotone, appunto, si possono lavare frequentemente, si indossano bene, quelli usa e getta lo stesso, uno lo usa, poi si può buttare via e riusarlo. No, ovviamente quello che io tengo anche a precisare è non buttatele via in mezzo alla strada, perché abbiamo visto che ci sono tante mascherine in giro, questo non va bene, ecco. Queste sono le prime mascherine fatte di cotone, volendo dentro ci si può anche mettere una specie, diciamo, di filtro con l'elastichino, che però sono usa e getta. Anche queste usa e getta vengono fatte addirittura con una pinzatrice per chi non ha la macchina da cucire, e comunque le abbiamo anche fatte perché non riuscivamo ad avere l'elastico, perché l'elastico l'abbiamo dovuto ordinare su internet. Anche queste sono molto comode perché comunque coprono naso e bocca. Beh, non è facile formulare un pensiero sereno sulla situazione attuale del mondo del calcio, dei campionati fortemente condizionati e sospesi a causa del Covid-19. Nel mondo, e soprattutto nei paesi come l'Italia, dove il calcio è spesso, a ragione o torto, ragione di vita, la sospensione dei campionati è stata certo un brutto colpo. Per i tifosi, privati dell'amore spesso viscerale per la loro squadra. Dal punto di vista economico, per i presidenti di società che con la sosta del campionato hanno visto andare in frantumi incassi e soprattutto sponsorizzazioni e diritti TV.
Questo, a mio parere, è il punto. A maggior ragione, bisogna capire che il calcio di oggi è ormai un lontano parente del calcio di tanti anni fa. Quello, per intenderci, che si vedeva fino agli anni 70. I presidenti delle società di Serie A e Serie B ora spingono per giocare. Ancor più di queste persone, dei presidenti, quelli che siedono su poltrone importanti in Lega Federcalcio, che vedono vacillare il loro cosiddetto carreghino, no? Spinti e assediati naturalmente da coloro che li avevano votati. A quanto pare pareva risolversi tutto con una riapertura a breve, seppure a porte chiuse, del campionato. Ecco invece affiorare improvvisamente in questi giorni nuovi casi di contagiati. Qualcuno, vedi il caso della Sampdoria, addirittura recidivo, quindi una ricaduta, che è molto pericoloso questo. Ed allora questi personaggi che tengono ai soldi molto più, diciamo, che alla salute dei giocatori e dei tifosi, si mettono a questo punto, credo, il cuore in pace. In Olanda, non è, con tutto rispetto, il Burundi, il governo ha proprio deciso ieri campionati chiusi sino al vaccino. Attenzione, sino al vaccino, sia che arrivi fra 3 mesi, sia che arrivi fra un paio d'anni. Decisione sicuramente responsabile, l'unica che va a tutelare la salute di tutti. Personalmente mi pare, in fin dei conti, l'unica possibile. Molte squadre falliranno, Sampdoria e Genoa saranno forse ridimensionate, ma non è detto, come del resto però tutte le altre squadre. Una cosa è certa, il tifo e il sostegno dei tifosi non verrà mai meno. E un'altra cosa, a mio parere, è certo, assisteremo ad un calcio molto più umano quando riprenderà, più vicino a noi, come era in fin dei conti fino agli anni 60. Quindi al diavolo addetti stampa, giocatori blindati e altre stupidate del genere, che sono servite soltanto ad allontanare i giocatori, che ormai sono quasi degli automi, dai loro tifosi. Direi un'ultima annotazione, se mi è consentito, riguarda l'Italia. Visto che non si sa quando ripartiranno i campionati di Serie A e di Serie B e tutti gli altri, io proporrei di ricominciare, quando si potrà, fra 3 mesi, fra un anno, proprio esattamente da dove eravamo arrivati, cioè dalla classifica attuale, con la giornata a divenire la giornata che a marzo non era stata mai giocata. Buona serata.
Previsioni per domani, giovedì 14 maggio. Fino alle ore centrali tempo variabile, con isolati piovaschi e schiarite, via via più ampie soprattutto sulla parte centrale. Marcato peggioramento nel pomeriggio, con rapido aumento della nuvolosità, fino a cielo ovunque coperto. Piogge diffuse e rovesci. Non si escludono locali fenomeni forti. Venti deboli meridionali in rinforzo fino a moderati o localmente forti, in rotazione da nord. Mare mosso, umidità su valori medio-alti. Le temperature previste: sulla costa tra 16 e 27 gradi, nell'entroterra tra 12 e 25 gradi.